Vogue 2015, giorno 4. L'argomento di oggi è mangiare a casa o fuori casa? Allora, cominciamo subito da una parentesi velocissima. Quando con mangiare fuori casa si intende il fast food, io non sono assolutamente tipo da fast food. In passato andavo al drive-thru a prendere il frappè, il milkshake, perché costava 50 centesimi un buon bicchierone fresco di milkshake, ma è l'unica cosa che ho mai sopportato del fast food. Quando sono stato in Germania ho girato un pochettino, ma non fa per me. Mentre sicuramente fa più per me quello che è la trattoria, quello che è il ristorante tipico, a parte naturalmente la pizzeria, la classica pizzeria il fine settimana con gli amici, soprattutto nel periodo estivo. Però, naturalmente, se si deve scegliere tra il fare una cena tra amici fuori casa, magari appunto in pizzeria, in trattoria, in un localino tipico, o il mangiare in casa, certamente sono del parere che la grigliata con gli amici, anche la pizzata con gli amici, un paio di volte ci siamo persino fatti le pizze in casa da soli, è naturalmente qualcosa di molto differente che può essere molto interessante. Quindi, dipende dalle scelte. Secondo me quello che conta non è tanto se mangiare in casa o fuori casa, ma soprattutto la compagnia, perché naturalmente mangiare bene può influire, essere in compagnia e mangiare malissimo non ci può stare, però essere in compagnia di amici, fare una bella cena, un bel pranzo, tutti assieme, che si sia in casa, che si sia fuori casa, che sia una grigliata in villa di campagna, sicuramente l'importante appunto è la compagnia, almeno io penso questo. Voi invece, mangiare in casa o mangiare fuori casa? Fatemelo sapere con un commento e naturalmente ricordatevi sempre di fare pollice in alto, condividere e iscrivervi al canale. Io sono Grizzly, questo era Vogue 2015, vlog ogni giorno in agosto nell'anno 2015, quindi noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!